11, 11, 11 leoni, noi vogliamo 11 leoni. Ragazzi, è successo l'incredibile. È successo l'incredibile. Pecchia si è svegliato e ha provato leoni dopo 10 giornate, ce l'abbiamo cavata. E questo in che cosa si è tradotto? Si è tradotto nel fatto, per la nostra fortuna, che un ragazzo di 17 anni, no, ha esordito in Serie A e ha esordito con una maturità incredibile, cioè, ha guidato la difesa come un veterano, si è marcato poi Giampaolo e a lui non si può dire niente, perché il gol non è sicuramente stato causato da lui e per il resto ha annullato poi Giampaolo, ha dato una mano ai compagni, direi che in certi momenti addirittura ha quasi fatto regia in difesa con una tranquillità incredibile, una freddezza incredibile per un 17enne che esordisce in Serie A. Quindi io sicuramente non è che mi monto la testa, però dico solamente che uno, lo so che non si dovrebbe dire, ma ci avevo preso, nel senso che bisognava comunque provarlo e siamo anche in ritardo dopo 10 giornate, però c'è di bello che non abbiamo sicuramente garanzie che questo qui ripeta la prestazione che ha fatto a Venezia, perché se no allora siamo di fronte a un grandissimo acquisto. Ovviamente me lo auguro, ma di certezze non ce ne sono, però bisogna che Pecchia lo faccia giocare. Lo faccia giocare perché ha tutto, al fisico, al carattere, alla non timidezza di esordire in Serie A con una prestazione come se fosse lì da giocare da 3 stagioni in Serie A. Quindi siamo contenti perché il Parma, anche grazie a Leoni, è andato a vincere, finalmente è tornato alla vittoria, i 3 punti con il Venezia, quindi con un avversario diretto. E niente, quindi ci godiamo questi 3 punti. Cos'altro devo dire? Devo dire a Pecchia di non svegliarsi le prossime partite a far ritornare in campo Osorio dall'oratorio, sta giocando all'oratorio, di lasciarlo dov'è e di tenere Leoni come punto fisso sicuramente. Poi dopo, se vogliamo fare centrali del Prato Leoni e sulle fasce mettiamoci chi vuoi, però sappiamo quali sono i migliori. Dobbiamo registrare un cambiamento d'atteggiamento della squadra, perché a parte Leoni, non so se ha galvanizzato o no l'ambiente, mi sembra incredibile, ma Koulibaly che è tornato sui suoi livelli, abbiamo il solito fantasma Mihaila che io ripeto, Pecchia, Almqvist devi farlo giocare, perché giocare con Mihaila adesso non è il Mihaila di fine stagione scorsa di Serie B e quindi è meglio non insistere troppo visto che c'hai Almqvist in panchina. Hai anche Cancellieri, l'hai fatto giocare, diciamo che se Dennis Mann non si alza un po' il suo livello, rischia anche lui di farsi qualche giornata di panchina. Ma comunque conto su di lui, perché comunque anche c'è il suo zampino nel gol del 2-1 del Parma, con questo suo tiro a giro che ha fatto sì che il portiere non trattenesse il pallone e noi siamo andati a segnare il 2-1. Ringraziamo tantissimo anche Valeri, perché quel gol dell'1-1 con un tiro da fuori area è stato veramente fondamentale per ridare morale alla squadra, che aveva beccato il gol dopo 4 minuti e quindi era demoralizzata. E adesso ci aspetta una serie di partite difficili, o perlomeno sulla carta difficili, perché andiamo a affrontare, per esempio, tanto per fare un esempio, in casa, prima l'Atalanta e poi la Lazio, e io non do limiti alla fantasia, nel senso che, come sappiamo, il Parma con le grandi può anche fare delle imprese e quindi adesso che ci troviamo a affrontare queste grandi mi piacerebbe mantenere perlomeno l'atteggiamento avuto fino adesso con le grandi, quindi mi piacerebbe vedere un bel Parma sia con l'Atalanta che con la Lazio. Ovvio che mi piacerebbe fare punti, però diciamo che con queste squadre qua qualsiasi cosa venga di punti o uno o tre ovviamente ben accetta, ci sta anche la sconfitta, però insomma
sapendo che con quelle, diciamo, più deboli andiamo sempre a fare delle figuracce, sperando di migliorare, che questa partenza col Venezia sia l'inizio di un bel cammino, cerchiamo di fare almeno un punticino con le grandi, cerchiamo soprattutto di mantenere la bella prestazione, diciamo, e il bel carattere che si è visto, la bella reazione che si è vista a Venezia, e basta. Chiudo perché adesso andrò a fare un bel giretto con la famiglia e finalmente, e oggi finalmente ho un pomeriggio in cui oltre a riuscire a fare sto video riesco un attimo a fare anche un giro di piacere. Stamattina è stata impegnativa anche lei e niente, basta, che dire, grazie per chi ha seguito lo scorso video, che è stato fantastico, perché lo scorso video, l'incazzatura del secondo dello scorso video ha addirittura aggiunto una caterva di iscritti e comunque 160 mi pare visualizzazioni, che in confronto a 25-30 è come dire un'esplosione di una bomba in confronto a un petardo e a una piccola micetta. Quindi niente, grazie ancora e niente, noi ci vediamo alla prossima dopo Parma-Atalanta. Forza Parma, continua così e grandissimo Leone, ruggisci ancora. Ciao, ciao dal Mago.